Un intervento importante che entro aprile di quest'anno riconsegnerà alla cittadinanza di Andorra un edificio che ha una storia particolare. Ci può riassumere in qualche modo questo grande intervento che c'è stato? È un intervento che è effettivamente molto importante per il comune di Andorra. È iniziato diversi anni fa, in particolar modo nel 2005, con la gara per la progettazione. E da lì poi si è proceduto con la produzione del progetto e tra l'altro essendo un immobile vincolato con un vincolo monumentale, l'approvazione non è stata assolutamente semplice. E dopodiché siamo passati all'appalto e sono iniziati i lavori nel giugno del 2006, del Quali sono stati 2007. questi lavori? I lavori sono stati di completa ristrutturazione, più che altro restauro, ma sia strutturale che architettonico. Inoltre, durante i lavori abbiamo trovato anche queste pitture, che sono state ovviamente un ritrovamento molto importante dal punto di vista storico-architettonico per l'Andora. Però ovviamente questo ha procurato notevoli problemi durante l'esecuzione, che sono stati però tutti ben risolti durante i lavori. È autofinanziato con risorse proprie e grazie alle alienazioni, senza l'aiuto di nessuno. E vi posso garantire che è stata una fatica enorme, tenendo conto anche di queste leggi finanziarie che tutti gli anni fanno ricadere i problemi sui comuni. La villa sarà dedicata al piano terra, al ristorante, ai bar, ad utilizzo un po' di tutta la zona, che sarà una zona pubblica, totalmente pubblica, poi vicino c'è anche la biblioteca. Nel secondo piano e piano nobile saranno destinati a più che altro a livello culturale, a mostre, ci sarà una mostra fissa di mineralogia, una donazione del signor Dabroi, cittadino di Andorra, che sarà esposta ovviamente tutto l'anno, e l'ultimo piano invece sarà una sala polifunzionale, sala consiliare ma sala polifunzionale. Quindi il Comune d'Andorra sarà dotato di questa sala per convegni, congressi e ogni cosa, ogni evento possa essere ovviamente qua ad Andorra svolto. Ed era veramente triste passare da queste parti. Oggi credo che abbiamo, come dire, garantito un futuro culturale, un punto d'incontro per il nostro paese. Noi per aprile pensiamo, cioè per la fine di marzo i lavori saranno finiti, di conseguenza per aprile-maggio, quindi per la primavera, questo edificio potrà essere consegnato alla cittadinanza.